Lei viene da Sel, quindi oggi è qui alla Leopolda, diciamo forse un salto che qualcuno può considerare enorme rispetto a posizioni politiche precedenti. No, ma non è un salto enorme, è una decisione che abbiamo preso in tanti, l'hanno presa già tanti elettori e quindi questo è un motivo di maggiore conforto. Del resto io alla Leopolda c'ero pure l'anno scorso, quindi non è un luogo che mi è estraneo. Senta, domani in piazza la CGIL c'è una spaccatura nel Partito Democratico, lei come la vede? Io auguro innanzitutto alla manifestazione di avere il massimo successo, perché quando i lavoratori scendono in piazza la cosa principale è che vengano ascoltati e che quindi le loro ragioni siano quelle che poi attraversano anche la politica e sicuramente sono anche le ragioni che per me sono più importanti. E rispetto alla spaccatura nel PD, beh, è evidente, esiste, ma io sono in questo momento nel primo mio passaggio e nella iscrizione che è avvenuta 2 giorni fa per discrezione nei confronti di una vicenda che deve essere come dire, grande e unitaria come quella di una manifestazione sindacale come quella di domani, certo non entro in questa polemica. Senta, lei come crede che Renzi stia riuscendo a tenere insieme il vecchio partito con le istanze poi dei nuovi, dei trentenni, dei quarantenni che sono oggi al governo? Ma il partito bisogna sempre cambiarlo se ha l'ambizione di essere in sintonia con la società. Questo è il lavoro che anche io proverò a fare, a contribuire in quello che so fare, in quello che è la mia esperienza.